Buonasera a tutti, ciao amici. Come avevo detto nello scorso episodio, la daily di oggi è di sconfiggere 5 Pokémon avversari con i miei Pokémon di tipo acqua. E quindi facciamolo, abbiamo una lega molto più facile, che praticamente sono le sfide allenatori. Prendiamo il mazzo XY blu base e andiamo a sconfiggere Zac, perché con Zac io sto facendo in modo di poter avere le 5 stelle per vincere una busta d'espansione. Parlando di busta d'espansione, poi andremo, una volta finita questa sfida, ad aprire le bustine che ho avuto in regalo l'altra volta. Quindi cominciamo la sfida, almeno così non lagga, perché non deve andare a connessione, cioè più o meno. Quindi cominciamo subito. Il mio primo Pokémon è un Froakie, e poi il suo è Pidove. Lui comincia proprio già a bomba, così, senza nemmeno guardare le carte. Ok, così di cattiveria. Madonna. Minchia, sti cazzi. Vabbè, noi non ci facciamo spaventare da questi e cominceremo anche noi molto serenamente. Anche perché non ho Pokémon in panchina e questo potrebbe essere un grande problema. Sì, Dio Cristo, ti muovi? Allora, aspettiamo i suoi comodi. Ok, bene, finalmente il mio turno. Allora, cerca il mazzo fino a dopo con base. Lo prendo subito così almeno mi posso già mettere i Pokémon. Allora, prendiamo Pampur e Magikarp, che se mi viene fuori Gyarados, Madonna Santa, non ce n'è più per nessuno. Allora, poi li mettiamo in panchina. Dopodiché vediamo qui cos'è. Guarda le prime carte del tuo mazzo, aggiungi una di queste carte in mano e devo scartare l'altra. Proviamo a vedere se mi va bene. Muscle Banda lo prendo subito, certo, ovviamente, Muscle Banda mio. Poi abbiamo questa, lancia una moneta, se esce testa pesca 3 carte, speriamo bene, vediamo, niente, ovviamente coda, ci mancherebbe ancora. Quindi mettiamo una carta energia su Froakie e colpiamo già, così almeno facciamo un pochettino di danno. Ok, andiamo avanti ora. È turno del tuo avversario. Tanto lui si è fatto evolvere Lickitung, Lickiliki, proprio per essere debole, no? Poi condivide esperienza che lo dà a chi... No, niente, non l'ha dato, ha dato... Utilizza Raffica. Non ti permettere mai più... Cos'è questa? Metti le carte che hai in mano nel tuo mazzo e rimischialo, poi pesca 5 carte. Allora, prima di farlo faccio così. Una carta energia, Muscle Band, evoluzione. Peccato che non posso darne 2, altrimenti le avrei date, ma facciamo così. Purtroppo sacrifico una carta energia per avere Gyarados, bestia sì. Ok, bellissimo. Poi gli do Muscle Banda. Metto Froakie in panchina, poi questa la utilizzo dopo che devo avere lo stesso numero di carte del mio avversario e posso già utilizzare Leccata. Bam! Primo Pokémon andato. Adesso se cominciano a arrivarmi le carte energia, comincio a darle a Gyarados a bomba, così se mi mette cap... Se osa solo mettermi KO Frogadier, è finita per lui. È finita. Mi servirebbe anche a me, tecnicamente, un condividi esperienza. Ecco qua che cominciano. Diamola a Gyarados. Qui è di nuovo per avere le stesse robe dell'avversario, cioè... Però, no, c'ho la carta energia, quindi preferisco dar prima la carta energia e poi utilizzare quella... l'ho anche paralizzato, molto bene. Mi è andata anche bene questa volta. Scarta una carta... Non ci... Ma pezzo di infame? Vedi, adesso ti rovino. Ti rovino la vita. Allora, assegno la carta energia per forza a Frogadier. Utilizzo di nuovo questa qui, Shana. Oh yeah, così mi piace. Così mi piace anche tanto. Utilizzo di nuovo Leccata. E tanto qua continuo ad andare a danni, quindi chi se ne frega. Assegna tutte le carte energia che vuoi finché non mi attacchi. Io sto bene così. Figlio di puttana. Ok. E ora cominciamo la ribalta. Diamo la carta energia a Gyarados. E utilizzo di nuovo Leccata. Bam! E intanto gli abbiamo già sconfitto anche Lickiliki, quindi non era così potente in fin dei conti. Un'altra carta premio, prendiamo questa, andiamo in ordine. E un'altra carta energia. Bidoff. Perché vuoi sacrificare un povero Bidoff? Infame che non sei altro. Tanto lui utilizza il rosicchiamento e niente, mi sconfigge
Poverino. Pokémon, immagina, ricorda che non puoi applicare debolezza e resistenza subito, Gyarados, vai così. Ok. E ora diamo una carta energia Gyarados per potergli far utilizzare la mossa Mitico Splash, che infligge 10 danni a ciascuno dei Pokémon in panchina. Dell'avversario, spero. Sì, sia miei che quelli dell'avversario. Vabbè. Però intanto nel frattempo con danni maggiori gli metto KO Bidoff, quindi altro punto per noi. È già una cosa positiva perché comunque noi togliamo già un po' di vita anche ai Pokémon avversari per quando verranno messi in campo. Dato che ora metti quel che vuoi, ma io rimischilo, poi pesca bla bla così. No. Ok, se ti diverti così. Qui dove? Cerca famiglia, cosa? Vabbè. È il mio turno, ok. Adesso mi hai stufato te con le tue stupide mosse. Intanto nel frattempo rimetto un Pokémon in panchina che non si sa mai. Gyarados, vai con idrondata. Oh sì. Sì, vabbè. Danni maggiori abbiamo tolto 140 e il suo schermo è andato. Quindi ora puoi pescare tutte le carte che vuoi. Ma mi pare che non potrai fare niente di niente. Ma vabbè. Vabbè, certo, mettermi un Pidove è comunque una cosa intelligente. Sì. Ormai abbiamo vinto, intanto io però continuo ad assegnare Pokémon e carte allenato, sì, carte energia. Idrondata. Una testa, due teste, una, oh, tre teste. 200 di danno, porca puttana. Questo è un bel danno. Ecco un'altra carta energia che ci viene assegnata. E un Pidove lì tutto solo. Amo il mazzo acqua, secondo me è il migliore. Veramente, lo adoro. È il mio turno, ormai non faccio nemmeno niente, attacco subito. Idrondata. Una testa e due teste, vabbè. Due teste oneste e sobrie che permettono di vincere la sfida e quindi la daily. Intanto vinco 10 gettoni, molto bene. 5 Pokémon avversari con i tuoi Pokémon. E anche questa è stata fatta. Sfida giornaliera completata. XY, forze spettrali, pacchetto trovato. Intanto salgo a livello 1. Level up! Andiamo molto già bene. Perfetto. Quindi, già a livello 1, dobbiamo aspettare la daily di domani. Nel frattempo che sono qui, andiamo a vedere che cosa ci sta. Sì, vabbè, ho clicco continuamente sbagliato. Continuo a vedere ora che cosa ci è stato dato nella collezione. Collezione prodotti, ok. Questa bustina che voglio aprire subito. Apriamola e possiamo notare che al suo interno ci sono. Vediamo subito insieme. Doduo Lillipup, un'energia. Non so di che tipo sia, penso psico. No, psico no. E vabbè, poi. Fata, boh. Vabbè. Pansiar, energia acqua. Energia arcobaleno, Muscle Banda, Shana, Muscle Banda. E. Un Malamar. Devo imparare a farmi i mazzi perché altrimenti non capisco un cacchio. Comunque apriamo anche l'ultima carta, forze spettrali. Dai, non metterci ora tanto, non laggare ora, Dio caro. Sai che io ti voglio bene. Dai. Dai. Dai, ti prego. Ok, apro una nuova busta espansione e vediamo. Ci sono solo 5 carte qui dentro. Sì. Ah, Pumpkaboo, Pociena, Yanma, Energia Mistero. Ovviamente. E l'ultima. Un Galvantula. Ok, penso che ci siano andati discretamente bene. Ovviamente non è come aprire pacchetti manualmente, però oh, va bene lo stesso così. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo alla prossima daily, alla prossima parte di Road to Level Up. Un saluto da Teo. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!